e 4.66 Massimiliano Bernini. Parere contrario. Faccio anche con lei la stessa cosa? Ce la posso fare autonomamente, credo. Meraviglioso, signor Federico. 4.3 Pellegrino, 4.50 Sandra Sevino, 4.51 De Grosso, identici, parere favorevole. 4.1 Mantero, 4.6 Sandra Savino, identici, mi rimetto all'Aula. 4.55 e 4.56 parere favorevole. 4.2 Cecconi, 4.61 Rizzette d'Altri, parere favorevole. 4.63 Fantinati, parere favorevole. 4.64 Rizzo, parere contrario. 4.68 Ferraresi, parere favorevole. Infine 4.66 Massimiliano Bernini, parere favorevole. Grazie, il governo. Conforme al parere del relatore di maggioranza. La ringrazio. E allora siamo agli identici 4.3 Pellegrino, 4.50 Sandra Savino, 4.51 Del Grosso. Se nessuno chiede di intervenire, parere contrario, relatore. Prego. Onorevole Federica, prego. Presidente, in questo articolo c'è una particolare criticità. Nel senso, qui è utile fare uno scenario di quanto sta avvenendo in Friuli-Venezia Giulia. Prima vi prego un attimo di attenzione, perché guardate che stiamo entrando, la regione Friuli-Venezia Giulia sta entrando a gamba tesa sulle autonomie degli enti locali, ovvero dei comuni. La regione, con la Presidente, mi secca annoiardi con cose che capisco che non riguardano direttamente tutti voi, però penso sia utile almeno che vi informiate. La regione Friuli-Venezia Giulia ha fatto questa riforma di cui parlavamo prima, delle cosiddette UTI, creando da 4 a 18 mini province, indifferente, può piacere o non piacere. Succede che diversi comuni, i consigli comunali di diversi comuni, votano contro la delibera per entrare in questi UTI. La regione cosa fa? Commissaria, manda un commissario ad acta per andare ad approvare, a proposito dell'autonomia degli enti locali, ad approvare le delibere, malgrado i consigli comunali si siano espresse in maniera contraria. Capite la follia? Cioè l'ente comune, il consiglio comunale, non è...